Il y a très longtemps que je ne parle plus en français, mais Saint Augustin avait dit que lorsque l'on veut parler au diable, il faut parler sa langue, c'est-à-dire le latin. Étant donné que l'Union européenne est une création d'économistes et de politiciens français, que l'Union européenne est un véritable monstre au regard de tous les enseignements économiques, il est donc normal, puisque l'on parle d'une œuvre du diable, que l'on parle sa langue, c'est-à-dire le français. Da molto tempo non parlo più in francese, o perlomeno non mi esprimo più in pubblico in francese, però Sant'Agostino ebbe a dire che quando si vuole dialogare o parlare con il diavolo bisogna utilizzare la sua lingua, e quindi la lingua del diavolo è il latino. Per quanto riguarda l'Unione Europea, che appunto è questa creazione economica, questa creazione politica e finanziaria, sapete appunto che questa Unione, che è altresì un mostro, è stata sicuramente concepita dai francesi. I francesi hanno avuto un ruolo importante in questa creazione, quindi è normale a questo punto che io parli la lingua del diavolo e quindi il francese. Je commencerai brièvement par expliquer le véritable scandale que représente la pseudo-crise européenne, crise qui a été organisée et planifiée, qui est à l'origine de l'effondrement de la zone de l'euro. Il y a des économies qui émergent. L'Europe est une économie qui s'enfonce. Et en même temps, je dirais en quoi cet événement est un événement qui n'a jamais existé. Comincerò quindi con lo spiegare lo scandalo rappresentato da questa pseudo-crisi europea. Una crisi che è stata organizzata, una crisi che è stata pianificata, una crisi che ha dato origine al crollo della zona dell'euro. Quindi in questa crisi, in questa situazione oggi assistiamo a economie che stanno emergendo mentre l'Europa sempre più si sta inabissando. E contemporaneamente vi dirò anche in che modo questo evento non è mai esistito. E j'ajouterai pour répondre par anticipation que la Commission européenne unanimement se réjouit de l'élection de François Hollande qui me rappelle en pire, car il est beaucoup moins intelligent, François Mitterrand. E aggiungerò anche, rispondendo così anticipatamente a alcune domande che potreste farmi, che la Commissione europea all'unanimità si rallegra dell'elezione in Francia di François Hollande, che in peggio, in quanto è meno intelligente, mi ricorda François Mitterrand. D'abord, l'Europe. Quelques chiffres relatifs à deux pays que j'ai particulièrement étudiés, la France, l'Allemagne, par rapport aux États-Unis. Je ne dis pas du tout
Que les États-Unis sont le paradis, mais quand même. Innanzitutto alcuni dati, partirò dall'Europa e in particolare da due paesi che ho studiato in modo particolare, la Francia e la Germania rispetto agli Stati Uniti. Non dico ovviamente che gli Stati Uniti siano il paradiso, ma però. Bien. Alors si l'on prend la France, évidemment non pas les chiffres officiels qui sont encore plus mensongers que ceux communiqués par le gouvernement chinois, la situation est à peu près la suivante. Se parto dalla Francia, ovviamente non dai dati ufficiali che appunto sono ancora più menzogneri rispetto a quelli che sono comunicati dal governo cinese, possiamo dire che la situazione è la seguente. Le taux de chômage effectif en France, si l'on tient compte de tous les cas de chômage déguisé, est aujourd'hui plus élevé qu'il n'était en 1938, c'est-à-dire au maximum de la crise économique. Nous avons à peu près aujourd'hui 50 à 60% de la population active, totalement exclue d'un emploi normal, ce chiffre absolument terrifiant et qui laisse totalement indifférents les gouvernements, y compris le Parti socialiste, on doit compter entre 6 et 7 millions de salariés potentiels obligés de survivre aux revenus de charité qui est inférieur à 500 euros par mois. Il tasso effettivo di disoccupazione in Francia è più alto rispetto a quel massimo che era stato raggiunto nel 1938, quindi all'apice della crisi economica. Il 50-60% della popolazione attiva è totalmente escluso da un lavoro normale. In questo dato terrificante, che del resto lascia completamente indifferente il governo e anche il Partito Socialista, bisogna contare dai 6 ai 7 milioni di potenziali lavoratori che sono obbligati a sopravvivere con un reddito che è assimilabile alla carità e che è inferiore a 500 euro mensili. Ok, les chiffres allemands sont à peu près les mêmes, entre 40 et 50% de chômage effectif et 5 millions d'Allemands obligés de vivre d'un revenu de charité qui est de 350 euros par mois. Per quanto riguarda i dati tedeschi sono più o meno identici, in quanto abbiamo un 40-50% di disoccupazione effettiva e quindi 5 milioni di tedeschi costretti a vivere con questo reddito di carità che è pari a 350 euro mensili. A cela on doit ajouter che
le taux d'inflation effectif en France et en Allemagne est d'à peu près 7 à 8 % par an. Et cette évaluation est très prudente. Ce qui veut dire que le revenu réel touché par ceux qui restent au travail et ceux qui en sont exclus s'effondre complètement. A questo aggiungiamo che il tasso effettivo di inflazione sia in Francia che in Germania si attesta sul 7-8% annualmente. Ovviamente questi sono dati molto prudenziali. Questo significa quindi che il reddito reale che viene percepito sia da coloro che rimangono al lavoro che da coloro che ne sono esclusi continua ovviamente a crollare e a deteriorarsi. E se l'on parle maintenant de taux de croissance du produit national, même en prenant la définition conventionnelle, depuis 3 à 4 ans à peu près, le taux de croissance est négatif en France et en Allemagne. Poi se parliamo adesso del tasso di crescita del prodotto nazionale e basandoci anche sulla definizione più convenzionale che se ne può dare, ormai da 3 o 4 anni il tasso di crescita è negativo, dico bene negativo, in Francia e in Germania. Par comparaison, aux États-Unis, où on peut avoir des données relativement fiables, on a un taux de chômage effectif qui est au maximum de 15%, ce qui est considéré déjà comme anormalement élevé. On a un taux de croissance qui reste positif, qui s'est élevé grâce à la politique d'Obama et qui est entre 3 et 4%, et le taux d'inflation est au maximum de 3 à 4, ce qui veut dire que on peut dire, et si je parlais de l'Espagne et de la Grèce, on tombe là dans les films d'horreur, la Grèce n'existe plus, l'Espagne n'existe plus, le Portugal n'existe plus, l'Europe par rapport aux États-Unis est en train de s'écrouler complètement. Se raffrontiamo questi dati con quanto succede negli Stati Uniti, dove i dati sono relativamente più affidabili, vediamo che il tasso di disoccupazione effettivo negli Stati Uniti è al massimo del 15%, il che è già anormalmente alto, così viene considerato. Quanto al tasso di crescita, continua ad essere positivo negli Stati Uniti e si è innalzato grazie alla politica di Obama ed è al 3 o 4%. Il tasso di inflazione negli Stati Uniti al massimo è del 3-4%. Se dovessimo parlare della Grecia, ovviamente la Grecia oggi non esiste più. Altrettanto dicasi per la Spagna, che non esiste più, il Portogallo, quindi sarebbe un film dell'orrore parlare di questi paesi. Però tutto questo significa che oggi l'Europa non esiste più e che l'Europa rispetto appunto agli Stati Uniti si sta completamente sgretolando.
Et là où est le véritable scandale historique, c'est que les dirigeants européens au niveau national et au niveau supranational ne s'intéressent qu'à une chose, le bilan des banques, qui d'ailleurs enregistrent des profits jamais obtenus, parlent de faillite alors que les actifs publics, la dette publique, ne représentent à peine 5 à 6% au maximum des actifs des grandes banques françaises et allemandes. Et ce qui est encore plus significatif, c'est que à l'époque de l'étalon or, avant 1914, en termes modernes, tous les grands États étaient perpétuellement en déficit. La cosa veramente scandalosa, che costituisce un vero e autentico scandalo storico, è che i dirigenti europei, sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, si interessano soltanto a un'unica questione, ovvero i bilanci delle banche. Ora, i bilanci delle banche registrano utili mai conseguiti fino ad oggi. Si parla di fallimento delle banche, mentre va detto che tra gli asset di cui dispongono le banche, il debito pubblico rappresenta solo il 5 o 6%. Sto parlando delle banche, le grandi banche francesi e tedesche. Dato ancora più significativo è che all'epoca dello standard aureo, prima del 1914, in termini moderni, tutti i grandi stati erano costantemente in disavanzo. Ce qui veut dire que, si l'on part à peu près de 1815, la fin des guerres de Napoléon, jusqu'en 1914, la dette publique, non seulement en valeur absolue, mais en pourcentage du revenu national, lorsqu'on peut le calculer, n'a jamais cessé d'augmenter. L'un des plus grands banquiers de l'époque, John Pierpont Morgan, qui n'était ni MMT, ni circuitiste, ni keynésien, disait « La dette publique, c'est de l'or procurant un revenu. » Et à l'époque, à peu près 100% du budget de la Grèce est financé par des prêts des banques françaises et anglaises, à peu près 70% du budget italien est financé par la vente de titres publics aux banques françaises et allemandes, et personne ne se pose la moindre question. Questo significa che tra la fine più o meno delle guerre napoleoniche, quindi più o meno il 1815 e il 1914, sia in valore assoluto che in percentuale sul reddito nazionale,
quando lo si può calcolare, il debito pubblico mai ha smesso di aumentare in quel periodo. E Morgan all'epoca, grande banchiere dell'epoca, disse, e non era né fautore della MMT, né keynesiano, né circuitista, disse appunto che il debito pubblico è oro, perché produce, genera reddito. Quindi oggi che il 100% del bilancio della Grecia viene finanziato da prestiti di banche francesi e inglesi, che il 70% del bilancio italiano viene finanziato dalla vendita di titoli pubblici appunto ai francesi e ai tedeschi, nessuno si interroga, nessuno si fa la men che minima domanda. Et pour conclure sur ce point, en 1913, à peu près 3/5 des actifs des banques françaises, anglaises, allemandes, c'est de la dette publique. 3/5. E per concludere su questo punto, nel 1913 i 3/5 degli attivi detenuti dalle banche francesi, inglesi e tedesche, i 3/5 erano costituiti da debito pubblico. E la contropartie de tout cela, ce fut la construction des chemins de fer dans toute l'Europe, la construction des routes, des voies de communication, le développement de l'enseignement public gratuit en France et en Allemagne. Donc une socialisation croissante de l'économie, et là nous arrivons à l'histoire de la pensée. Ce fait est remarqué dans un livre trop peu cité de Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, où Marx reconnaît que l'industrialisation de la France repose entièrement sur la dette publique. Comment le canal de Suez et le canal de Panama sont-ils créés par la dette publique? Mais il y a déjà l'amorce d'une inquiétude, c'est dans l'œuvre de Léon Valras, celui dont on dit qu'il est le fondateur de l'économie pure et qu'il était socialiste. Valras dit « Le développement de la dette publique peut mettre en danger l'ordre social. » La controparte di tutto questo è stata la costruzione delle ferrovie dovunque in Europa, la costruzione di strade e di arterie di comunicazione, lo sviluppo anche dell'insegnamento pubblico e gratuito sia in Francia che in Germania. Quindi all'epoca abbiamo assistito a una socializzazione crescente dell'economia. E questo appunto è stato anche fatto notare da Karl Marx in una sua opera che di solito non viene molto citata, in cui appunto Marx riconosce che l'industrializzazione della Francia si è fatta appunto basandosi sul debito pubblico. Ad esempio il canale di Suez o il canale di Panama vennero appunto costruiti attraverso o grazie al debito pubblico.
Però già si stava profilando una prima preoccupazione, in quanto Léon Walras, detto l'economista detto fondatore dell'economia pura, che era anche socialista, diceva che l'aumento del debito pubblico poteva mettere a repentaglio l'ordine sociale. Le même Léon Walras qui, dans ses études d'économie appliquée, écrivait d'une part « L'équilibre général ne peut s'établir que grâce à un ordre totalitaire, l'abolition de la démocratie ». Et les États-Unis lui faisaient horreur. Walras, on l'oublie trop, était membre de la Ligue antisémite. Et Walras ajoutait, en définitive, tout doit être mis en œuvre pour que l'État ne soit plus au service du peuple, comme c'est le cas de la France et des États-Unis. Jacques Attali qualifiait de marxiste les États-Unis et des conseillers de notre actuel président qualifient Obama de communiste. Walras, appunto, in studi di economia applicata diceva che l'equilibrio generale, il pareggio può essere raggiunto, o l'equilibrio generale può essere raggiunto soltanto se si sopprime attraverso l'ordine totalitario, soltanto attraverso l'ordine totalitario. E quindi diceva anche che andava abolita la democrazia. Gli Stati Uniti gli facevano orrore e va anche detto che Walras apparteneva alla Lega antisemita. E Walras aggiungeva anche che in definitiva tutto andava utilizzato e messo in atto per fare in modo che gli stati non fossero più a servizio del popolo, come succedeva invece in Francia o negli Stati Uniti. Passando a Jacques Attali, questo ha definito, qualificato marxisti gli Stati Uniti e anche alcuni consiglieri del presidente francese della Repubblica hanno qualificato Obama di comunista. Et le crime des économistes dont mon éminent ami parlait commence, on oublie trop souvent de dire que l'austère Léon Walras est en même temps le conseiller financier du Crédit Suisse. E il crimine economico di cui parla il mio eminente amico inizia perché si dimentica spesso di dire che questo austero Léon Walras era anche consigliere del Crédit Suisse. Ce qui veut dire que ce tableau trop rapide que j'ai dressé pose les questions suivantes. Pourquoi l'Europe est-elle dans cette situation de désastre, non seulement économique, mais sociale, morale, puisque à peu près la moitié de mes 6 ou 7 millions obligés de vivre du revenu de charité sont des jeunes gens hautement diplômés, dont personne ne veut, ni les entreprises, ni l'État.
qui, depuis 4 ou 5 ans, commence à se débarrasser de la fonction publique. Quindi questo quadro molto rapido mi porta ovviamente alle domande, le domande che uno si deve fare oggi. Allora la prima domanda è questa: perché l'Europa è in questa condizione di disastro economico, sociale e morale, dato che la metà di questi 6 o 7 milioni di persone che sono costrette a vivere con un reddito assimilabile alla carità, e fra questi ci sono molti giovani che sono altamente diplomati e nessuno appunto nello Stato né le aziende vogliono utilizzare questi giovani, perché va anche detto che ormai da 5 anni anche l'amministrazione pubblica inizia appunto a non reclutare più. E la deuxième question a se poser, étant donné que l'économie réelle est morte dans la zone euro, pourquoi, grand Dieu, vouloir maintenir l'euro ? À ceux qui disent sortir de l'euro provoquera une catastrophe, la catastrophe est déjà là. Je ne vois pas comment on peut tomber plus bas. E la seconda domanda che uno si deve rivolgere è questa: dato che l'economia reale è morta nell'eurozona, perché buon Dio bisogna mantenere l'euro? Appunto, quelli che dicono che l'uscita dall'euro porterebbe appunto a una catastrofe, a coloro io rispondo che la catastrofe è già in atto sotto i nostri occhi e che più in basso non potremmo cadere. Alors, à ma première question, je donnerai la réponse, j'y reviendrai plus longuement. Pourquoi l'Europe est-elle dans une situation aujourd'hui qui peut être pire que l'Argentine et le Brésil à cause des politiques systématiques menées depuis le milieu des années 70 et qui n'ont pas cessé de s'aggraver, des politiques de déflation, d'austérité de la part de l'État. Et vous remarquerez le terme, la connotation catholique, austérité, c'est un terme emprunté à encore Saint Augustin, au langage de l'Église catholique. Le terme austérité n'existait pas avant cette période. Quindi alla prima domanda avrò modo di rispondere più a lungo dopo, ovvero questa prima domanda che consiste nel chiedersi per quale motivo l'Europa è in una situazione peggiore di quella dell'Argentina e del Brasile a causa di politiche che sistematicamente sono state svolte e messe in atto dalla metà degli anni 70. Quindi politiche di deflazione, politiche anche di austerità messe in atto dagli Stati. Da notare la connotazione cattolica del termine austerità. Austerità è un termine appunto ancora una volta che si rifà a Sant'Agostino e che appunto si rifà al linguaggio della Chiesa cattolica. In questo ambito prima appunto il termine austerità non veniva utilizzato. Et la grosse différence entre la politique de déflation menée dans les années 30 par Pierre Laval en France et ce que j'appelle les politiques d'austérité modernes,
dont le principal auteur et responsable sera le régime de François Mitterrand. Et c'est à ce moment-là que François Hollande apparaît dans la politique. C'était une créature d'Attali, de Mitterrand, etc. C'est que pour les politiciens traditionnels, je dirais pour les libéraux traditionnels, la déflation devait être de courte durée et elle devait, grâce à la baisse des salaires réels, ramener le plein emploi. Je ne dis pas du tout qu'ils avaient raison, mais même Pigou, dont Keynes se moque, n'avait jamais envisagé des situations comme aujourd'hui. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement différente. Dans le plan de déflation lancé dès la fin de 1982 par le premier ministre effectif de l'époque, Jacques Attali, et que l'on voit revenir aujourd'hui avec Hollande, il est clairement dit « le plein emploi ne sera plus jamais un objectif du gouvernement. L'augmentation du chômage est indispensable, même à très long terme, pour recréer un vrai capitalisme, une société rationnelle dirigée par ceux qui méritent de la diriger. » La citation est dans un livre de Jacques Attali, « Les Trois Mondes », 1981, page 143, où il écrit « Keynes était un économiste mondain, anglais, homosexuel. L'avenir appartient à Friedrich Augustus Hayek. » Qual è la grossa differenza appunto tra le politiche deflazionistiche che sono state messe in atto negli anni 30 in Francia da Laval e le politiche di austerità moderna? Tra l'altro, appunto, notiamo che l'autore, il principale responsabile di tutto questo è il regime di François Mitterrand, e non a caso oggi appunto sullo scenario riappare François Hollande, che è una creatura appunto di Attali e di François Mitterrand. Quindi per i politici tradizionali e per coloro appunto che all'epoca promuovevano politiche liberali, la deflazione doveva essere di breve periodo. E grazie appunto al calo dei salari reali dovevano raggiungere poi la piena occupazione. Questa era l'idea dell'epoca. Non dico che avessero ragione, ma anche Pigou, di cui Keynes appunto si fa gioco, non avrebbe mai preso in considerazione o ipotizzato una situazione come quella in cui ci troviamo oggi. Oggi effettivamente la situazione è completamente diversa. I piani di deflazione sono stati avviati alla fine del 1982 dal primo ministro effettivo all'epoca, che era ancora una volta Jacques Attali, e che torna oggi appunto attraverso François Hollande. E aveva detto che la piena occupazione non sarebbe mai più stata l'obiettivo del governo,
che l'aumento della disoccupazione era a lungo termine indispensabile per poter ricreare il vero capitalismo e una società più razionale, che sarebbe stata diretta da coloro che meritano appunto di dirigere questa società. Questa è una citazione che potete ritrovare nel libro di Jacques Attali, Les Trois Mondes, che è stato scritto nel 1981, e la citazione, nella versione francese suppongo, a pagina 143. E diceva anche Attali che Keynes era un economista britannico mondano e omosessuale, e che appunto il futuro non sarebbe più appartenuto al popolo, diceva sempre François Jacques Attali. Jacques Attali savait que François Mitterrand avait ordonné l'expulsion de tous les homosexuels du Parti socialiste. Vous direz-vous pourquoi? C'est lui-même était très conservateur, il était polygame, mais c'est une autre question. Pourquoi s'engager dans les politiques de réduction permanente de toutes les dépenses publiques a-t-il provoqué la catastrophe? Parce que, à la différence des États-Unis, le capitalisme européen en France et en Allemagne avait été toujours tiré par l'État et les dépenses publiques. Il n'y avait jamais eu de dynamisme interne au capitalisme français et allemand, ce que Marx, on l'oublie trop, qui était un très bon historien, avait remarqué. Et n'oublions pas que dans la lettre que Marx écrit à Lincoln au moment de l'abolition de l'esclavage, il lui dit « Je mets tous mes espoirs dans les États-Unis ». Jacques Attali sapeva che François Mitterrand aveva ordinato che fossero espulsi dal Partito Socialista tutti gli omosessuali. Per quale motivo? Non lo so, comunque è un'altra questione. Era sicuramente un grande conservatore e poligamo, però questa è un'altra storia. Quindi per quale motivo appunto queste politiche che sono state avviate di riduzione permanente del disavanzo pubblico ci hanno portato alla catastrofe? Perché contrariamente a quanto succede negli Stati Uniti, il capitalismo europeo in Francia e in Germania era sempre stato basato sullo Stato e sulla spesa dello Stato, la spesa pubblica. Mai vi era stato all'interno del capitalismo francese o tedesco una dinamica interna che lo muovesse. E Marx, e appunto ce lo dimentichiamo spesso, era un ottimo storico e l'aveva notato, l'aveva anche detto in una lettera che aveva inviato a Lincoln al momento in cui era stata abolita la schiavitù. Diceva: ripongo ogni mia speranza negli Stati Uniti. Je donnerai de cela deux exemples. Un est tiré d'un livre que je recommande à tout le monde, de ma grande amie, l'historienne Annie Lacroix-Rise, qui a pour titre « Le choix de la défaite, les élites françaises dans l'entre-deux-guerres ». Elle a travaillé sur les archives de la Banque de France et du ministère des Affaires étrangères. J'essaie d'en faire, j'y contribuerai une traduction en anglais,
mais c'est un livre énorme. Et elle a trouvé une citation dans les archives du comité des forges, c'est-à-dire le trust des aciéries de François de Vindel. La référence est à la page 344 du livre. Il n'y a aucune limite à la baisse des salaires. Oui, ajoute Vindel, il y aura une réduction de la demande des ouvriers, mais c'est exactement ce que nous souhaitons. La deuxième citation est d'un autre économiste français, Jacques Rueff, tour à tour conseiller du maréchal Pétain, du général de Gaulle, un des maîtres de Jacques Attali, dans un livre publié en 1945, Théorie générale de l'ordre social, volume 1, quel doit être le but désormais de la politique, arracher le pouvoir à la plèbe de ceux qui ne devraient avoir aucun pouvoir car ils ne savent rien. Vi darò due esempi. Il primo è tratto da un libro, dal libro di una storica francese, mia amica Annie Lacroix-Rise, che si intitola, tradotto così in italiano, La scelta disfattista, le élite francesi tra le due guerre. Il libro non è stato tradotto in italiano, ovviamente, questa è la traduzione del titolo. E per redigere questo libro si è basata sugli archivi della Banca di Francia e del Ministero degli Affari Esteri francesi. Cercherò di contribuire, dice il professore, a una traduzione in inglese di questo libro che è enorme. Comunque, a pagina 344 di questo libro trovate una citazione del comitato delle fucine all'epoca, che era il trust delle acciaierie, in cui de Vindel, che non era un uomo stupido, dice: non ci sarà nessun limite alla riduzione degli stipendi, perché è vero che la riduzione degli stipendi sicuramente produrrà una riduzione anche della domanda da parte degli operai, ma è quello che vogliamo. Seconda citazione o secondo esempio è di un altro economista che si chiama Rueff, Jacques Rueff, che è stato consigliere prima del maresciallo Pétain e poi anche di De Gaulle, e anche maestro di Jacques Attali. E dice appunto in un libro del 1945, Teoria generale dell'ordine sociale, volume 1, che lo scopo ormai della politica è quello di togliere, di sottrarre ogni potere alla plebe, a tutta questa gentaglia che non ha diritto ad avere nessun potere perché non sa assolutamente niente. Ok, adesso facciamo uno stop, così ti riposi anche tu. Grazie.